che i partiti stanno scomparendo, la gente si sta portando a fare tutte queste liste civiche, appunto, perché i partiti. Ma questi faranno disperdere voti? Se noi abbiamo già, oggi abbiamo già 6 candidati sindaci e sono 4 del centro-sinistra o della sinistra e 2 sicuramente del centro-destra o uno di centro e l'altro di destra, e poi non sappiamo se usciranno fuori altri sindaci, certo. E quindi arriveremo a 7-8 candidati sindaci. Ma si sta parlando di candidati, di 550 candidati, ma una città, quando non troveranno nulla questi candidati e non sanno che cosa andranno a trovare, si cannibalizzeranno nelle famiglie. Ma perché poi al comune di Grottaglie questi nuovi candidati, nuovi entri, non sanno tutta la problematica che ha lasciato l'amministrazione precedente, l'amministrazione che ci ha amministrato in questi 10 anni, cose terribili. Addirittura c'è la mannaia della Corte dei Conti e quando questo interviene fa male, non solo che hanno approvato tante di quelle cose che noi adesso qui non sto a descrivere perché non abbiamo il tempo materiale, ma ha portato la città proprio al degrado, e quindi questi cittadini prima di essere consiglieri comunali devono conoscere tutto il passato, quello che è successo nel comune di Grottaglie. Non si può fare l'amministratore, non voglio inculcare alle persone di non candidarsi assolutamente, altrimenti non si farebbero le liste, però quelle persone che si devono candidare devono conoscere effettivamente qual è cos'è la vita amministrativa di una città. Sì, perché sicuramente per amministrare dalla prossima amministrazione ci vorrà molta competenza, perché come abbiamo già detto se ne risponde in prima persona. Quindi, e poi c'è un discorso anche che bisognerà la riduzione dei consiglieri comunali, la coalizione di chi sostiene può cadere, cioè il governo può della città problemi se, non problemi può durare nemmeno un anno. Ecco. Non può durare nemmeno un anno. E quindi ci si deve dotare di una squadra ben provveduta, ben attrezzata, competente, che sappia, che conosca la macchina. Una squadra leale, che dà fiducia al candidato sindaco. Ma se il giorno è come il mattino, come l'alba, io la vedo dura, perché qui si vedono dei movimenti strani, come dicevo, quel famoso. Se già all'inizio ci sono questi problemi, impressionante. Non voglio toccare i problemi della casa degli altri perché non mi riguarda, però voglio fare un piccolo passaggio. Se in questo centro-sinistra PD e compagni hanno già 10 liste, quindi che cosa darà queste 10 liste questo sindaco, se sarà eletto sindaco di Grottaglie, anzi è il sindaco di Grottaglie Ciro Laprese, cosa li darà ai suoi partners? Cosa può dare? Gli incarichi da spartire sono di meno questa volta. Eh sì, lo so che sono di meno. Sono minimo 6 e massimo 8. Però i segretari di partito, cioè il segretario di partito, quello più, più importante, quello che conduce i giochi, no? E sappiamo è il PD che conduce i giochi, perché è il partito più grosso del centro-sinistra, più rappresentativo. Quando io ho fatto questa domanda ho detto: scusa, ma ci avete da spartire incarichi molto ridimensionati rispetto alla passata amministrazione, come intendete distribuire? Perché io ho parlato con determinate persone, mi hanno detto: a me hanno promesso il vice sindaco, a me il presidente del consiglio. E ho parlato ho sentito di 4 persone diverse che garantivano che lavoreranno in questa campagna. E dice: ah no, ma non è così il fatto. Noi abbiamo detto chi si distinguerà per quanto riguarda con i consensi dei voti, cioè quanti voti verranno misurati in base al numero di voti, e verrà fatta la spartizione dei pani e dei pesci. Benissimo, allora quindi un modo in più, questa è una sollecitazione in più per lavorare per questa coalizione, quindi una volta vincitori ci sarà questo governo della città che verrà affidato negli incarichi a quelli più capaci, quelli che hanno saputo chiedere all'elettorato il voto e lo hanno ottenuto. Sì. Quindi sarà una bella battaglia. Ci sarà guerra nelle famiglie. Io ho visto che sono nati in altri 2 partiti o movimenti o associazioni, però hanno un candidato sindaco. Avendo un candidato sindaco vuol dire che hanno un partito politico anche alle loro spalle. Io personalmente, avendo pure la lista civica, ho delle persone alle mie spalle che, se eventualmente sarò eletto sindaco di Grottaglie, avrò anche delle persone che possono anche portarmi avanti
avanti del mio progetto politico, politicamente parlando, anche in campo nazionale, ma ahimè, se qualora saranno eletti un Ciro Dalò o un Ettore Ragusa, io non so chi, quale persona... Quali saranno avanti. I riferimenti? Benissimo, penso che sarà un Vendola, perché Ciro Dalò, sappiamo tutti che ha un'estrazione di politica a sinistra, Ettore Ragusa sappiamo tutti che ha un'estrazione politica di sinistra, quindi io voglio capire un po' la situazione, dove andremo a finire eventualmente, e poi se questi avranno anche quella forza, siccome hanno fatto delle manifestazioni contro la discarica, che anch'io sono contro la discarica, vorrei vederli all'opera cosa accadrà. Beh certo, sicuramente nei loro programmi che hanno illustrato appunto quando si sono presentati, infatti dopo di te sarà mio ospite Ciro Dalò, nella loro presentazione sia Ettore Ragusa che Ciro Dalò hanno illustrato il loro programma e ti devo dire che i programmi sono uguali, sono identici. Quindi la gente in giro dice ma come, se avevano gli stessi programmi, perché non si sono messi d'accordo e hanno fatto un unico e quindi i voti, perché quanti voti si può sperare di prendere andando con liste separate? Secondo me l'ideale, parlo di Grottaglie, avrebbe vinto queste elezioni già dalla campagna elettorale, sai come? Tre candidati sindaci, i tre poli, che qualcuno si rinzela, ma come? Sì, Grottaglie già sarebbe stata vincitrice, tre poli, e il polo terzo che comunque tutto sommato si sta concretizzando anche a livello nazionale. Diceva un mio amico parlamentare sul giornale, che non voglio assolutamente menzionarlo, diceva dobbiamo lasciare i personalismi. E questi personalismi erano diretti anche a me, il quale io non ne ho personalismi. Voglio dirlo questo con molta forza e con molta volontà, che non ho mai avuto un difetto di personalismo, assolutamente. Io sono sempre stato altruista. Sì, sicuramente tu sarai animato di tutto questo buon senso, questa tua buona volontà. Questa tua onestà intellettuale, però io ti devo dire che in questo periodo di pre-campagna elettorale, che poi effettivamente è già una campagna elettorale, io sto leggendo tanto autoreferenzialismo. Io lo sto scrivendo proprio addirittura. Non sono nemmeno presentato, sto dicendo ai miei amici, non ci dobbiamo presentare adesso, ci dobbiamo presentare soltanto alla presentazione delle liste. Le liste scadono il giorno 15 e il giorno 16, si presentano il giorno 15 e il giorno 16, il giorno 17 noi faremo la nostra presentazione politica. Diremo che il candidato sindaco è Michele Santoro e questi sono i nostri partiti. Cioè tu non sei per correre in avanti? Assolutamente, non esiste questo, allora, non dico vantaggio, perché non è un vantaggio. Però in città ne stiamo parlando di questo. Certo, va bene. Allora Michele, niente, credo che abbiamo fatto una bella disamina, abbiamo parlato per mezz'ora e abbiamo toccato, anche se toccato e sfiorato e non approfondito, ma d'altronde la radio è così, anzi, qui c'è tanto spazio perché non ci disturba la pubblicità, non ci disturba, abbiamo pochi spazi diciamo venduti, quindi più libera di così questa radio, io credo non che ce ne siano nessuno. Pochi, nessuno ci ha messo il bastone tra le ruote, nessuno ha fatto calare la censura, siamo stati liberi, non ce l'avevamo di fronte a nessuno, quindi si è parlato liberamente a 360 gradi, come si usa fare in questa trasmissione, e quindi il discorso assolutamente per ogni ospite c'è il discorso io di essere sono a vostra completa disposizione per ogni volta che mi chiamerete, certo, quindi avremo modo di sentirci e di vederci perché per parlare un sta po' campagna di elettorale campagne, alla fine campagne amministrative in tutto sto casino l'importante è che il nostro territorio, i nostri grottagliesi abbiano un risultato positivo, sì, da chiunque, che vinca Grottaglie e Grottagliesi, anche perché bisogna muoversi, perché Grottaglie, ripeto, è la seconda città della provincia di Taranto, va bene, la prima è Martina Franca come comune, la seconda è Grottaglie, non merita questa situazione che stiamo sì, dando ma è una città ai nostri molto appetibile da parte di tutti quei
quei signori politici che vengono soltanto qui nel nostro territorio a chiedere voti e poi spariscono. L'abbiamo visto alle regionali che è successo, sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Si sono presi i voti, addirittura hanno poi votato quell'amico mio che ha letto, che poi l'hanno fatto di andare di nuovo in America. E sì, mi hanno anche poi votato a me, facendomi avere gli stessi voti qua per il 2005. Quindi, Michele, ma i grottagliesi devono capire che devono mandare un rappresentante, un proprio rappresentante. Ma questo non può avvenire finché ci sarà questo individualismo sfrenato. Perché se non c'è nessuno alla regione, nel Parlamento, non possiamo difendere i nostri problemi. Ecco. Quindi io dico alla gente di essere matura, di maturare, perché deve votare la persona più giusta e la persona che merita di stare in quel primo scanno del cittadino grottagliese. E forse oltre a far maturare la gente, secondo me deve maturare la classe politica. Ecco, e qui abbiamo un po' di problemi. Non so se hai notato, molte persone che si sono candidate nel passato, persone eccellenti, che hanno avuto tantissime voti, non faccio i nomi, adesso non ritroveremo più candidati nelle liste, perché si sono scocciati, non vogliono più sentire parlare della politica locale. Certo. Assolutamente. Io ho chiamato molti amici miei, dicimi che mi dispiace, fallo tu che noi non vogliamo più fare. Vai avanti tu che a noi scappa da ridere. Bene, allora noi chiudiamo questo spazio e ti do il in bocca al lupo, come a te e a tanti altri. Grazie. E passo la linea alla regia, noi ci sentiamo fra un pochino con l'altro candidato sindaco, Ciro Dalotti. Grazie, buonasera. Ma non è da far dire perché io proprio.